questa bellissima competizione fino a questo momento, che non si è ancora accesa, ma che potrebbe accendersi in questo ultimo giro che sta per iniziare, con Bettini davanti a Roberto Di Modugno. E attenzione a Prescendi, perché là dietro in gara 2 sarà uno dei protagonisti. 57-6, giro stratosferico il precedente per Roberto Di Modugno, giro veloce per lui. Vediamo adesso questo passaggio di Bettini, che transita 57-2 per entrambi. Attenzione a Di Modugno che va all'interno, prova a farsi vedere, è solo manovra di disturbo fino a questo momento. Rimangono lì attaccati in lotta Roberto Di Modugno e Niccolò Bettini, si stanno giocando davvero qualcosa di importante. Di Modugno per questa vittoria, Bettini non deve rischiare troppo, perché Prescendi è quarto, scusatemi, Visconti è quarto ed è il suo title contender. Attenzione a Di Modugno, perché continua a provare a farsi vedere, sa di avere qualcosina in più, forse nel primo e nel secondo settore, e può provarci, forse fino alla staccata del tramonto. Da lì in poi Niccolò Bettini è veramente imprendibile. Eccoli che transitano anche un ottimo Luciano in quinta posizione, che è riuscito a battere Giorgi, ed è proprio la vettura di Giorgi a non avere la parte anteriore della vettura. Eccoli qua che transitano adesso fuori dalla quercia. Attenzione al tramonto, è veramente vicino Roberto Di Modugno, potrebbe provarci in uscita di curva, cercando una traiettoria più larga in ingresso e più stretta in uscita per andare più forte. È vicinissimo in scia, si affiancherà sicuramente, ci proverà di sicuro Roberto Di Modugno a provare a togliere questa vittoria a un grande Niccolò Bettini, che però non è riuscito a scappare via, va all'esterno Roberto Di Modugno al curvone, qui non si passa all'esterno, Niccolò Bettini tiene giù, riesce a tenere alle spalle Roberto Di Modugno che va anche fuori, va ad alzare un po' di acqua e allora perde qualche metro. Potrebbe essere questa la parola fine di questa gara 1 e di questa prima manche, che può decidere, che deciderà sicuramente il campionato 2023 della Formula Junior. L'ha persa Roberto Di Modugno fuori dal carro, incredibilmente. Di Modugno potrebbe far riaprire questo campionato, ma riesce fortunatamente per lui e per Niccolò Bettini a ripartire subito. Niccolò Bettini vince gara 1 e si avvicina scavalcando quasi in extremis Marco Visconti per il campionato. Abbiamo un nuovo leader di campionato, si chiama Niccolò Bettini, battuto Roberto Di Modugno che ci ha provato fino alla fine, perdendo anche la vettura fuori dal carro all'ultimo giro. Terzo Prescendi, quarto sconfitto Marco Visconti, che arriva sul traguardo lontano, lontanissimo dal leader, a 20 secondi e 58 millesimi. Arriva in questo momento Niccolò Bettini in victory lane, pronto per festeggiare questa vittoria che vale la testa della classifica per la prima volta in stagione, in carriera in Formula Junior. Niccolò Bettini, stratosferico, straordinario, davvero bravissimo. Eccoli qua, Bettini e Di Modugno, che tra l'altro scambiano anche una battuta dopo la bellissima lotta che ci hanno regalato nel corso dell'ultimo giro. Non si sono mai scambiati di posizione, ma Di Modugno ci ha provato fino alla fine, mentre è lì pronta vittoria. E allora io direi di andare da lei. Vicky, a te la linea, con Bettini. Eccoci qua Matteo, sono con Bettini. Niccolò, complimenti per questa vittoria, nuovo leader del campionato, sei stato veramente stratosferico in questa gara. Sì, sono molto contento, perché nella prima parte non era facile, invece ho guidato abbastanza bene, quindi anche il vento ha iniziato da noia soltanto nelle ultime parti di gara, però la pista si stava asciugando, quindi poi è stato tutto un po' più semplice. Ho visto Roberto Di Modugno che mi si avvicinava nella prima parte, però poi nella seconda lui riuscivo a rimettere un po' indietro, e quindi sono molto contento, dai, soprattutto notte campionato, questa è una bella gara, un Prescendi terzo, non so Visconti che ha fatto. Però dai, adesso se siamo primi, dopo ce la giochiamo all'ultima gara, sperando che non piova. Bene, grazie mille Nicolò, complimenti. Allora, direi che andiamo subito anche a sentire il secondo classificato, Roberto Di Modugno. Vediamo, perché vorrei sapere anche che cosa è successo in questo ultimo giro. Roberto, complimenti per questa seconda posizione, cosa è successo alla fine? E niente, ero talmente contento che ho detto ci do di gas un po' prima all'uscita della curva e mi sono girato, però avevo dagli specchietti, vedevo che il terzo era lontanissimo, quindi ho rischiato per quello, perché sennò. E poi sinceramente dico la verità, io cercavo di stare attaccato a Niccolò per infastidirlo, per indurlo all'errore, ma visto che lui si gioca il campionato non avrei rischiato un sorpasso azzardato, quindi
sinceramente lo pressavo perché come ho sbagliato io poteva sbagliare lui, però giustamente lui gioca il campionato e è giusto che sia così. Bene, grazie mille Roberto e complimenti ancora. Allora direi che ci manca solo sentire il terzo classificato, Jacopo Prescendi. Lo vedete qua alle mie spalle, eccoci qua. Jacopo, complimenti. Allora, è stato veramente molto difficile riuscire ad avvicinarti ai primi due che oggi avevano un passo gara spettacolare. Sì, ho sbagliato in partenza e ho sfollato e quindi ho perso un sacco di posizioni e ce l'ho fatta recuperare, però poi gli ultimi giri ho mollato perché avevo 9 secondi. Quindi per non correre rischi ho mollato un pochino, però volendo, se avessi continuato a spingere forse avrei potuto fare secondo, però così con Massi va da poche parti, quindi vabbè. Ci riproviamo in gara 2. Sì, ci rifacciamo di sicuro. Complimenti ancora e io Matteo ti ripasso la linea per la cronaca della prossima gara. Il respiro rallenta e i battiti del cuore aumentano invece, piano piano, andando sempre più vicini all'inizio dell'ultimo giro per Nicolò Bettini. Inizia adesso l'ultimo giro per Bettini. Prescendi è sceso sotto i 10 secondi da Visconti, con Marco Visconti che potrebbe mancare la vittoria al titolo. Porterebbe comunque a casa un podio in questa gara 2. Magra consolazione ovviamente. Di Modugno passa adesso sotto la nostra postazione, là in fondo arriva un Prescendi indemoniato, ma è iniziato l'ultimo giro per Nick Bettini. Ultimo giro per Nick Bettini. Arrivato alle Rio, è uscito dalle Rio in questo momento Nicolò Bettini. Gran giro quello precedente anche per Roberto Di Modugno. In questo momento alla staccata della Quercia Nicolò Bettini, le immagini rimangono su Roberto Di Modugno. Eccolo qua Bettini, intanto il miglior tempo assoluto nel primo settore per Jacopo Prescendi, che non sta mollando un colpo, sta provando in tutti i modi ad andare a prendere Marco Visconti. Vuol dire comunque recuperare 9 secondi in mezzo giro, abbastanza difficile oserei dire. Fuori dal tramonto, verso il curvone Bettini, mezza pista, deve fare mezzo giro del Misano World Circuit Marco Simoncelli. Scade in questo momento il tempo, ultimo giro, ultime curve, staccate del carro, il respiro che non c'è, i battiti che aumentano per Nick Bettini, che è pronto a festeggiare. Nicolò Bettini da rookie toglie la corona a Marco Visconti e se la mette di prepotenza. Nicolò Bettini è il campione 2023 della Formula Junior. Applausi solo, grandi, grandissimi applausi per Nicolò Bettini che porta a casa il titolo in questa stagione, seconda posizione. Grande, grande gara e grande weekend per Roberto Di Modugno, terza posizione, da applausi la stagione anche dell'altro contender, quello che da questa gara esce da vinto, non da vincitore, ma lui che sa cosa vuol dire vincere e sa ovviamente anche cosa vuol dire portare a casa una delusione come questa, ma grande gara, da applausi la stagione di Marco Visconti. Grande, grande, grande spettacolo, stagione meravigliosa per Bettini, per Prescendi, per Di Modugno, per Marco Visconti che ci ha provato fino alla fine in un weekend negativo per lui, in cui non ha mai avuto il passo del suo rivale. Ed ecco qui Nick Bettini che scende dalla sua auto, pronto a festeggiare questo primo titolo Formula Junior in carriera, al primo anno in questa categoria. Iniziano i festeggiamenti, immagini bellissime, è già lì pronta ovviamente la nostra Vittoria Ortega Cabrera, che è pronta a farci sentire le emozioni di Bettini. Eccolo qua intanto l'abbraccio tra Bettini e Roby Di Modugno. Ce l'hai fatta,
gli dice Roberto, con Bettini che si toglie il casco. Arriva anche in questo momento Marco Visconti, la regia però stacca, eccolo qua, bellissima, bellissima immagine con Marco Visconti che va a dare la stretta di mano a Nicolò Bettini. È già lì pronta la Vicky con Marco Visconti. Vicky, a te la linea. Eccoci qua con Marco Visconti, terza posizione per te, ci hai provato fino all'ultima a riconquistare questo campionato, ma purtroppo non è stata possibile. Sì, l'abbiamo perso proprio appunto adesso nell'ultima gara, ma non avevamo nelle gare scorse, quindi a parte le prime due gare, è tutta la stagione che stiamo rincorrendo delle difficoltà tecniche che però purtroppo non siamo riusciti a risolvere. Però ci hanno tolto, complimenti a Nicolò, velocissimo tutto l'anno, quindi se l'è meritato. Complimenti, grazie anche a te per la stagione che ci hai regalato. Direi che è il momento di andare a sentire il campione Nicolò Bettini, vediamo quali sono le sue emozioni, che ci racconti com'è andata questa gara. Nicolò, innanzitutto complimenti, da rookie ti sei laureato campione, complimenti. Sì, sono contento, perché non si può essere che contenti, no? Soprattutto per la gara di stasera, perché ci serviva un gran passo, quindi sull'ultime gare, ora non ricordo, le due di Vallelunga abbiamo vinto entrambe le manche, al Mugello primo e secondo, adesso primo, quindi l'ultima parte di stagione siamo andati davvero davvero forte. Questo devo fare complimenti a chi ha lavorato sulla macchina, a Claudio Gattuso, a tutto il team BRT, perché me la dava a mano un mostro che non si poteva far bene così. Bene, complimenti, ti lasciamo andare a festeggiare. Grazie. Allora, direi che possiamo andare a sentire Roberto Di Modugno, vediamo dov'è. Eccolo là, Roberto Di Modugno. Faccio un segno così viene, ci racconta com'è andata la sua gara. Roberto, complimenti per te, doppietta, due volte sul podio, sei stato testimone della lotta per il campionato. Sì, no, sono contento. Non eravamo con un setup ottimo come stamattina, ma l'importante era arrivare al traguardo, mi sono divertito. Complimenti a Bettini, se l'è meritato tutto. Ho provato ad attaccarlo subito alla prima curva, ma io vado a staccata forte, lui ha staccato più forte di me. Poi è arrivato Marco, abbiamo lottato un attimo con Marco, poi avevo un passo un po' migliore, probabilmente lui, non so se avesse fatto i conti che in ottica campionato era meglio star lì tranquillo, comunque sono contento. Grazie mille Roberto, complimenti ancora. Vi ripasso la linea.